Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Brawl Stars per scalare con solo le nuove skin nordiche. Raga, troppo belle, non continuerò a fare complimenti sulle skin perché praticamente ad ogni video che ho dedicato a queste nuove skin di Brawl Stars è stato tutto un oddio che bello, oddio che figa, madonna sono troppo belle, madonna sono troppo contento di aver speso tutte queste gemme, perché ovviamente ho preso anche Cordelius. Mancherebbe la skin di Jesse, perché effettivamente deve uscire anche una skin di Jesse, però tutte le altre le abbiamo. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è intanto il video su tutte le skin, lo faccio. Anche perché, appunto, non ho più fatto il video sulla skin di Cordelius. Ovviamente, però, prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Mi raccomando, ragazzuoli, ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire anche in tutti gli altri giochi Supercell. Lasciando un bel mi piace per supportare, ovviamente, i video di Brawl e le scalate, perché comunque ultimamente ci stiamo concentrando sulle ranked e stiamo facendo meno scalate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi video di Brawl Stars. Non diamo magari le botte al microfono e andiamo in sopravvivenza con Buzz. Attenzione, secondo me, tra l'altro ho anche laggato perché non mi stavo entrando in partita. Secondo me questa è una buona mappa per Buzz, giocata anche in maniera abbastanza aggressiva, eh. Per me la si può giocare anche in maniera abbastanza aggressiva. Ok. Ok. Perfetto. Ovviamente ho sfruttato lo stordimento della ulti di Buzz. Dag, raga, è sbroccato, ma non ha fatto in tempo ad attivare le abilità, eccetera, eccetera. Con 8 power up, raga, noi adesso dobbiamo soltanto amministrare. Noi dobbiamo amministrare il centro. Speriamo che non timmino troppe persone, perché sennò a quel punto... Ecco, appunto. Mannaggia la miseria. Il bro, che vuole? Timmare con me? Ma quando mi avrebbe visto? Cioè, vabbè. Bro. Il problema è che... No, lui c'ha la ulti che... C'ha la ulti vera, quella che stunna. Quindi devo stare molto attento. Anche se c'ha solo due power up, devo stare molto attento. Ma in realtà devo stare attento un po' a tutti, perché pure il buon Griff di danni ne fa, Allora, boh, è una rottura di scatole se si dovesse caricare le mine. Potrebbe essere un disastro. Ok, non è più un disastro. No! Maledizione! La bro mi faceva le emote, raga. Non so se ci avete fatto caso, ma la Macy mi... Sì, la Macy. L'Ambra mi stava facendo le emote. Ok. Godo. Ok. No, ho ricaricato la ulti di nuovo. Ah, se ne va. Il bro se ne va. Che vuole fare? Che vuole fare? No, non sto capendo. Il bro se la vuole giocare oppure no? No, non ho capito. Se la vuole giocare. Sì che se la vuole giocare. Se la vuole giocare. Altro che stava a far finta. Ma chi te crede? Ma chi te crede? 5.50 per Buzz. Va benissimo. Ovviamente ragazzi, con Buzz giocheremo anche con le altre skin, eh. Quindi ovviamente mettiamo anche quest'altra versione e l'altra, come dicevo, e proviamo sempre in sopravvivenza. Ora questa è stata abbastanza facile perché siamo riusciti all'inizio a prenderci il centro, tutti i power up del caso, eccetera eccetera. Questa volta mi sembra una lobby un po' più particolare e difficile, soprattutto per la Shelly, che sta subito venendo verso il centro, e questa è una cosa non proprio molto buona. Ok, si sta riavvicinando da di là. Ok, adesso c'è anche quel Buzz. Io ho quasi caricato anche la... ho caricata la ulti. Madonna, raga, non avevo visto fosse un Chester. Non avevo visto proprio fosse un Chester. Ricambiamo skin, ragazzi. Abbiamo perso, pure se subito. Direi che cambiamo sempre la skin senza star lì, provare a rigiocare. Anche perché comunque dobbiamo anche giocare con Bibi, con Melody, con Chester stesso. Insomma, abbiamo un po' di brawler da utilizzare, eh? Un po' di skin anche da utilizzare. Allora, stavolta proviamo a non andare subito al centro, anche perché... per una volta ci abbiamo anche un po' di power up da guadagnarci. Non ho visto bene i brawler della lobby. Allora, oddio. No. Mamma mia, raga. Mi sono salvato veramente per il rotto della cuffia, eh.
Il bro, se mi sta vicino, continua a farmi caricare la ulti, però... Ma qui c'è un Frank. Mannaggia. Questo power up l'hanno lasciato qui così? Buono, raga. Buono, buono per noi. Allora. Raga, questa me la faccio camperando. Che devo fare? Sia perché non voglio rischiare di perdere altre coppe, e poi perché in realtà mi piacerebbe recuperare le 6 che abbiamo perso, perché almeno lo riportiamo almeno a 5,50. Almeno. Allora. Tanto se qualcuno si avvicina... Oh! Attenzione, Frank ha fatto fuori il Dag. Se qualcuno si avvicina mi segna con la ulti. Ok. Va bene. Raga. Purtroppo dobbiamo giocarci un attimino così. Ok, il Frank è stato fatto fuori. Mi sto ricaricando la ulti. Ok. No, non mi va di giocarmi il gadget. Ok. Raga. Anche perché così entriamo in quinta posizione. È un buon positioning. Mi prendo i miei power up. La Macy, raga, sta menando di brutto, La Macy, raga, mena di brutto. Attenzione. Ma che vuole spinare al coso? Ok, non so se stava spinnando a me in realtà, Fede, però vabbè, io nel dubbio tanto non collaboro mai con nessuno. Ok. No, sono un pollo. Mamma mia, raga, quanto ho rischiato. Mamma mia, quanto ho rischiato per andare con calma. Quanto ho rischiato. Tra l'altro neanche l'overdrive ho utilizzato. Vabbè, però comunque due win e una persa un po' start malamente. Però comunque siamo nettamente in positivo. Ragazzi, poi Bibitor. Probabilmente la più bella, anche se però voglio vedere Jessie in game, Jessie, secondo me, va vista per bene anche in game. Qui comunque entro la velocità nei cespugli, perché in arco doppio può fare la differenza. Appunto, giochiamo in arraffa gemme con Bibi. Cerchiamo di variare anche un po' le modalità. Allora, se riesco mi vado a mettere subito nella loro zona di cespugli. Non sarebbe male per niente. Grazie, Bonnie, che hai sondato il terreno. Lì c'è una Tara che pensa di stare dentro il cespuglio, ma non ci sta. No, raga. Comunque, sapete cosa? Dovrebbero mettere il modo di droppare le gemme in arraffa. Ah, diciamo che arraffa gemme è bella come modalità, anche perché comunque c'è, deve essere una gestione di gemme. Effettivamente no, è meglio che non ci sia. È meglio che non ci sia il drop delle gemme, perché poi effettivamente te ne puoi approfittare. Prendi le gemme, le vai a lasciare in base. No, meglio così. Scherzone. Stavo palesemente scherzando. No, raga, mamma mia. Pensate che pensavo di arrivarci sul buzz, figuratevi. Raga, questa l'ho giocata malissimo pure io. Cioè, anche i miei compagni, ma anche io. Io ho fatto inizialmente un paio di belle giocate, poi totalmente fregato così. Non ho neanche mai usato il gadget. No, raga, la ulti di Energetic. Mannaggia, se non avessi usato la ulti l'avevo fregati, Se non avessi usato la ulti l'avevo fregati. Però giustamente c'aveva la ulti e quindi l'ha usata. Mannaggia, ragazzi, quindi dobbiamo droppare così con la buonissima Bibi. Dai, però con lei andiamo sotto le 5,50. Io direi di provare a farne un'altra. Giusto con lei, così almeno proviamo a riprendercelo. Però stavolta provo a salire su di qua, Allora, noi in realtà abbiamo un buon team bello cattivo, perché se Bo sta al centro a gestire e io e la Rosa giochiamo bene... No, bro, tu con Bo devi stare al centro. Allora. Ma che erano bot e non ci ho fatto caso? Mi sa che sono bot e non ci ho fatto caso io. Madonna, raga. Cerchiamo il gadget, eh? No, dai, raga, ma che sfiga. Ma come non ho preso nessuno? Raga, stavolta le gemme le tocca pialle, perché sennò piano tutte loro. Rosa, ma che, come hai usato i cosi lì? Ma i cespugli lì inutili, Rosa. Qui li devi mettere. Raga. Ragazzi miei. No, sono andati tutti e due a sinistra i miei compagnucci.
Vabbè che il boss stava morendo. Ma perché la rosa pure è andata lì? Oddio! Piala, piala. Ok. No, come non ho usato l'overdrive, raga? Mi scliccato, volevo usare l'overdrive. Totalmente mi scliccato, raga. Pensavo di aver usato l'overdrive. Sarebbe stata una gran giocata con l'overdrive. Vabbè che lo è stato lo stesso, però era più carino, dai. Va bene, dai, almeno abbiamo recuperato. Abbiamo recuperato anche con gli interessi, se proprio dobbiamo dirla tutta. Passiamo al prossimo, let's go. Ah, tralasciando il fatto che spero di non dimenticarmi nessuno, mi prenderebbe particolarmente a male. Però appunto mancano Cordelius, Melody e basta. Perché appunto Jesse non c'è. Ripeto, spero di starmi a ricordare tutti, regà, perché sennò davvero una tristezza incredibile. Ah, a parte che Footbro la volevo fare con Melody. Vabbè, la facciamo pure dopo con Melody, Ve lo dico. Ve lo dico, lo facciamo anche dopo con Melody Footbro. Raga, loro sono dei bei rompiscatole con questo team. Allora, no, non mi piace neanche questa di ulti. Allora. Ok. Brava. Brava col trick. No. Peccato, raga. Peccato, raga. Ha fatto una bella giocata, la Melody. Ha fatto davvero una bella giocata la Melody. Peccato. Qua pure il Brock che ha spaccato. Brava. Bravissima, troppo forte Melody in football. Poi se la sai usare meglio ancora. Ovviamente. Si stanno arrabbiando tra loro, raga. Io lì speravo di prendere qualcuno. Perché sono andato dritto al Brock così? Cioè ho abbassato la guardia perché ho visto loro che si stavano a sparare fra loro. Però manca a far così, dai. Cioè. Loro si stanno continuando a sparare, La Lola sta continuando a sparare alla Maisie. Come può spara la Maisie. Vabbè, allora, forse era meglio che non gliela uccidevo, così almeno la Lola continuava a sparare lì alla Maisie. Allora, io continuo ad avere questa di ultima, porca miseria, già la seconda volta e mi capita. Vabbè, la cura, sì, già un po' meglio. Noi perché non c'abbiamo nessuno che spacca, vero? No, no, Melody, questa mi sembra un'azione un pochino troppo aggressiva. Ok, gli ho fatto fuori l'ombra a Lola. Oddio, Maisie, hai provato una giocata da tank, ma non era proprio il massimo. Era meglio se avessimo continuato a tenere. Se non fosse morta lì la Maisie, raga, noi avremmo continuato a controllare la partita. E sarebbe stato da... Brava! Brava però, ok. Vabbè, si è fatta perdonare, raga. Ah, pure il Toxic fa. Ah, Maisie. Niente, lei... Allora, devo dire la verità, se avessi seguito la giocata avrei potuto far gol. Lei poi, perché poi mi ha passato la palla, non ha provato a fare il trick, me la voleva passare a me. Quindi alla fine la sua giocata ci stava, perché però io ho avuto paura perché lì poi di solito non è che si pushi proprio così, soprattutto con Chester... E con Maisie. Va bene, allora a questo punto direi di fare nuovamente Footbrawl con Melody. E poi l'ultima partita con Cordelius. L'ho lasciato all'ultimo appositamente, dato che è la nuova skin. Che poi è nuova, alla fine sono tutte nuove. Però diciamo che è l'ultima che è uscita. Ora non so quando deve uscire Jesse. Magari il giorno in cui esce il video esce Jesse e me mangerò le mani. Però va bene. Allora, Perle e Semino. Sapete che non ho visto loro? Di nuovo Maisie? Pearl e Melody. Dobbiamo stare molto attenti. La Pearl è venuta a pushare, maledetta. La miseria, raga. Cioè, da laggiù mi ha preso, ragazzi. Ok. Levate, Semi no. Ok. Let's go. Belli, veloci, come dei treni. In realtà volevo fare il trick, Però non ci sono riuscito. Strano, No, vabbè, però prima ce l'ho fatta, anche se non serviva a niente. Allora, adesso ci abbiamo... però ce l'ha pure lui. Oh, regà! Cioè, 2 contro 1 non me potete perdere contro Maisie. Dai! No, forse non erano proprio 2 contro 1, ma se prima c'era pure la Perla a rompergli le scatole a loro. Però, insomma, manca a far così.
Brava, la Misi ha fatto una bella giocata. Di là, portate sta palla. No! Ma perché? Mannaggia la miseria. Ma perché la Perla si è messa davanti al Semino che voleva giustamente buttare la palla? Da soli solo siamo fatto sto co. Mannaggia la miseria. Ah, l'ha parata bene. Cioè, si è messa davanti. Mannaggia la miseria. No, raga, sto a rosica per quel gol che abbiamo preso. Cioè, la Perla gli si è messa davanti al Semino e non gli ha fatto tirar via la palla. Mannaggia la miseria, raga. Ok. Oddio, la Perla. Da dove è uscita fuori? E let's go! Dai, rosicavo se la perdevamo così, rosicavo davvero, mamma mia. Dai, bella partita, bella partita. E poi tra i vari bonus delle vittorie, eccetera, comunque ci siamo portati a casa un bel po' di trofei per ora, Ed eccolo qui, ragazzi. Cordelius Odino. È veramente bellissimo, raga. È davvero bellissimo. Poi con quel corvo è qualcosa di assurdo. Raga, vi devo dire la verità che lo devo riutilizzare in arraffa. Dai, proviamo in arraffa. Ok, ragazzi. Ok. Chester, Chuck, Pocio. No, raga, ma che mi fa concludere il video contro dei bot? Vabbè, dopo questa la rifacciamo, perché ce l'ho basso effettivamente Cordelius. Però... Madonna, raga, che bello. Cioè, guardate i colpi. Che bello, ragazzi. Mamma mia. Ma poi il corvo, raga. Che spettacolo. Davvero bellissimo. Vediamo la ulti. Aspettate però, Senza farci uccidere. Oddio. Che figata, raga. Mamma mia. Bellissimo. Davvero bellissimo. Non ho visto il colpo della ulti. Quanto è modificato. Aspettate. Oddio, spara proprio il corvo, diciamo. Che spettacolo, raga. Che spettacolo, ragazzi. È veramente bello. Se uso il gadget, il colpo è un po' diverso? Sì, ovviamente sì, è un po' diverso. Carino, niente di che, però ci sta. Pure i bot tiltano, raga. No, l'ho lisciato. Aspettate, va che vado con l'overdrive. Mamma mia. Che figata poi con tutta l'energia intorno. Che spettacolo, raga. È veramente bello. Veramente, veramente bello, ragazzi. No, ste skin nordiche, raga. Cioè, veramente... No, non si sono regolati. Non si sono veramente regolati. Hanno fatto delle cose proprio fuori di testa. Mamma mia, bellissime. Davvero bellissime. Poi pure le animazioni, le cose. Mamma mia. Allora, proviamo sopravvivenza invece, va? Sperando di non trovare di nuovo i bot. Raga, poi se ritrovi i bot, amen. E la chiudiamo qui. Chiudiamo qui il video. Però, dai, spero di no. Spero di no. Vediamo un po'. Attenzione. Meg, Melody. Dai, vedo già delle... vedevo già delle cose troppo particolari per essere effettivamente dei bot. Allora, vediamo. Insomma, Cordelius non è proprio il top in sta mappa. Ma perché è cambiata effettivamente? Mentre registravo, raga, mi è cambiata la mappa in sopravvivenza. Non molto buona. No. Vabbè, però è l'R Lowry. Aspettate. No. È scappato. È proprio scappato, raga. Ci sta. Ok, vabbè, sono andato abbastanza tranquillo, raga. Io semplicemente perché così c'ho... Cioè, semplicemente perché c'ho il gadget. E non è servito a niente, in realtà. Ah, va, Perle, fatti gli affari tuoi. Maledizione. Stabilità di Cordelius comunque lo rende abbastanza utile anche nei cespugli, in realtà, Che tanto poi uso il gadget, blocco gli attacchi all'avversario. Non ti dico che è forte quanto un tank, però... In realtà può dar fastidio a chiunque. La lobby in realtà è andata giù proprio come se non ci fosse un domani. Io sto cercando anche dei push, ma... Più che altro è che vorrei trovare dei power up, ragazzi. Ok. Vabbè, però oddio, SM. SM con 6 power up. Non so quanto mi convenga provarci. Però conto tutto sul mio gadget. Conto tutto sul mio... però non entra nel mio raggio d'azione, raga. Non entra, non è entrato nel mio raggio d'azione.
Qua c'è Melody. È una bella rottura di scatole, eh? Una bella rottura di scatole. Chi sarà il quarto? Perché sono... Ok. Sam ha ucciso un'altra Melody. Ok, quindi adesso siamo contro Sam e Melody. Ok. Let's go. Vabbè, in realtà io ho provato a giocare un po' più aggressivo, ma non abbiamo trovato nessuno. E alla fine ce la siamo portata a casa così. Tanta roba. Certo, sarebbe stato carino se avessi fatto il conto dei trofei. Però vabbè, alla fine della fiera abbiamo chiuso decisamente in positivo. Comunque, raga, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Brawl Stars. Fondamentale per supportarmi. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. Anche gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare i video di Brawl. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!